Allora, eravamo arrivati a scrivere un programma per il TSP. Il TSP è il problema del commesso viaggiatore, problema che è veloce da dire, difficile da risolvere e estremamente comune, perché sono veramente tante le cose che possono essere modellate come problema del commesso viaggiatore. Tutte le volte che io ho il problema di trovare un giusto ordine per una serie di elementi, ad esempio questo può essere visto come un commesso viaggiatore. Avevamo detto che la formulazione classica prevede un ciclo hamiltoniano, quindi io percorro tutti i nodi del mio grafo e torno al punto di partenza. Tuttavia i problemi in cui non devo tornare al punto di partenza, ma devo semplicemente trovare un cammino hamiltoniano, quindi partire da un vertice e arrivare fino all'ultimo vertice, sono considerati commesso viaggiatore. Se volete sapere come fare, basta immaginarsi un nodo fittizio che è a distanza zero da tutti gli altri nodi e io inizio a cercare il ciclo partendo da quel nodo. Comunque sia, li visiterò tutti e alla fine tornerò a quel nodo lì facendo un passo di lunghezza zero. Quindi faccio il passo di lunghezza zero per lasciare il nodo, l'ultimo passo è sicuramente di lunghezza zero e quindi io ho trasformato un problema di cammino hamiltoniano in un problema di ciclo hamiltoniano. E quindi tutti i problemi di ordine, di sequenziamento di operazioni vengono considerati TSP, anche se nel dettaglio, forse volendo fare i pignoli, non lo sono. Allora, nel codice che avevamo scritto insieme la volta scorsa, fondamentalmente inizializziamo un grafo che deve essere orientato e pesato. Orientato perché i problemi del TSP si dividono in due grosse categorie, che sono i problemi del TSP simmetrici e quelli asimmetrici. Problemi, diciamo, reali in cui io considero una distanza topologica fra due punti sono sicuramente simmetrici, perché andare da A a B e andare da B ad A ha la stessa distanza. Quando io uso il TSP per modellare altri tipi di problemi, tipicamente ad esempio un attrezzaggio di macchine, io se una macchina sta facendo un certo compito, io devo attrezzarla per farle il compito B, impiego un certo tempo, non è detto che l'opposto da B ad A mi porti via allo stesso tempo. Potrebbe essere molto di più, molto di meno, oppure se sto cercando una sequenza di possibili dati, io vedo in qualche modo la similitudine da A a B e la similitudine da B ad A potrebbe non essere simmetrica. Quindi due grosse categorie, problemi di TSP simmetrici e problemi di TSP non simmetrici. Un'altra grossa categoria che però assolutamente non vediamo qui, perché noi non vediamo nessuna euristica per affrontare il TSP, è quello fra problemi planari e fra problemi in cui vale la disuguaglianza triangolare e problemi in cui non vale la disuguaglianza triangolare. Allora, se vale la disuguaglianza triangolare esistono delle euristiche molto molto efficienti per risolvere il TSP. Però siccome noi non guardiamo euristiche, questo non ci tange. Creo il mio grafo, creo un array list di nodi. Allora, questo non è indispensabile, perché la JGraphT mi mette a disposizione comunque un metodo per cui io posso avere il vertex set. E quindi io potrei tirarmi fuori tutte le volte il set di vertici. Tra l'altro, usando quello che viene chiamato il for enhanced for, for each, come volete chiamarlo, io potrei semplicemente scrivere qualcosa del genere. No, questo no. E fare molto semplicemente un ciclo su tutti i vertici in questo modo. Vabbè, però diciamo che
un po' per prudenza, un po' per ignoranza, ho preferito usare una lista mia in cui ci sono i nodi miei e io li metto in ordine e li tengo in questo ordine qui. Qui creo il grafo. Uno di voi mi ha fatto, un vostro collega mi ha fatto notare che in questo modo io vado a scrivere due volte ogni l'arco, che ne so, dal nodo N1 al nodo N1, una prima volta e una seconda volta dal nodo N1 al nodo N1 di nuovo. Allora, sì, io avevo detto in aula che non ci preoccupavamo nel modo più assoluto dei cappi. I cappi sono gli archi che congiungono un nodo con se stesso. Perché per come è fatto l'algoritmo, io non considero mai l'eventualità di fare un cappio. Se l'obiettivo è trovare un cammino, ciclo hamiltoniano, io devo passare per ogni nodo. Una volta che sono arrivato in un nodo, quel nodo lo segno come usato e quindi non mi porrò mai il problema di da quel nodo tornare a quel nodo. Quindi che esista o che non esista o quale che sia il peso dell'arco da N1 a N1, da N2 a N2, eccetera, non mi cambia assolutamente nulla. Volendo, qui si poteva mettere un if in modo da non creare i cappi, sicuramente. Qui. In questo caso posso usare l'uguale. Posso usare l'uguale perché sono di fatto lo stesso oggetto. Io sto scorrendo gli elementi di nodes e quindi N1 è proprio uguale a N2. Non mi interessa che il contenuto della stringa sia uguale. In questo caso sono proprio gli stessi oggetti. Però se no ricordatevi che il confronto fra stringhe non può essere fatto con l'uguale uguale o il diverso. Altri dettagli, vabbè, qui semplicemente parto, classica operazione di kickstart, quindi io inizio, preparo i dati per la chiamata del mio algoritmo ricorsivo, faccio partire l'algoritmo ricorsivo e il preparare i dati significa fondamentalmente dire che il cammino minimo trovato ha una dimensione enorme ed è il massimo possibile numero double, poi inizializzo il cammino e metto il primo nodo nel cammino. Questo perché io devo cercare un ciclo e quindi dovendo cercare un ciclo il nodo da cui parto non mi cambia nulla e io decido che parto col primo nodo, quindi metto il primo nodo nel cammino e segnalo come usato il primo nodo, per cui non ci ritornerò più. Poi chiamo la procedura per il TSP e calcolo il risultato. Piccole funzioni di appoggio che ho avuto bisogno di fare, una funzione che mi dice se ho già risolto il problema, ovvero sia se tutte le città sono già state inizializzate. Ricordate che a dispetto di tutto quello che uno impara sulle variabili locali, l'incapsulamento, eccetera, eccetera, nei corsi di programmazione, quando si scrivono algoritmi ricorsivi, solitamente è la sagra della variabile globale. Più variabili globali si riescono a usare, meglio è, perché io risparmio terribilmente spazio. Quindi la procedura ricorsiva si appoggia a variabili globali. Quindi per controllare se ho finito, controllo se tutti quanti i nodi sono stati utilizzati. Vabbè, questo è particolarmente poco efficiente, ma almeno è chiaro da leggere. E poi ho bisogno di una funzione che mi dice qual è il peso di un cammino. Io rappresento il cammino come una sequenza di nodi, dove nodo per me è una stringa che rappresenta in modo univoco il nodo. Allora, semplicemente vado a prendermi dal mio grafo qual è il peso di tutti i passi che ho fatto. Questo non mi basta perché io sto cercando un ciclo e quindi deve esserci anche l'ultimo passo, deve essere è importante ed è il passo con cui io ritorno a casa a dormire alla fine del mio giro e quindi la procedura prendi il peso del ciclo, k
chiamerà la procedura di prendi il peso del percorso e aggiunge l'ultimo. Ho guardato e non mi sembra di aver trovato un modo particolarmente elegante per scrivere questo pezzo di Java sottolineato. Ripeto, se qualcuno di voi riesce a scriverlo in modo più elegante, me lo dica. A me serve l'ultimo elemento della lista, e questo è l'ultimo elemento della lista. Allora, se fosse una linked list, io avrei dei metodi per prendere il primo e l'ultimo elemento. Come lista, senza andare a, perché la variabile era stata dichiarata come lista senza dire se era un array list o una linked list, non mi sembra che ci siano dei metodi per accedere all'ultimo elemento, semplicemente in lettura. La procedura per il TSP, di nuovo, è banale, ripeto, la cosa bella della ricorsione è che io riesco a fare tutto questo in meno di una schermata. Mi chiedo se è finito. Se è finito, calcolo il peso. Se il peso è migliore, salvo la soluzione in una variabile in cui mi tengo traccia del best. Se no, per tutti i nodi, se il nodo non è stato ancora usato, lo segno usato, lo metto nel cammino, procedura ricorsiva, disfo la mossa. Fine. L'ho già detto ieri, l'ho già detto le altre lezioni, ma lo ripeto anche oggi. Niente di più comune nelle procedure ricorsive di questo coppia for if, che mi permettono di enumerare tutte le possibili passi in un dato istante. Quindi ho un ciclo for che mi permette di tutti i passi teorici, e poi un if che mi dice se quel passo è ancora fattibile. In questo caso tutti i passi teorici è andare in un nodo qualsiasi, e l'if mi dice se in quel nodo sono già stato oppure no. Avevamo anche visto che con numeri piccoli questo programma è terribilmente lento, e quindi assolutamente non c'è nessuna speranza di farlo andare con un numero accettabile di nodi. Con 10 nodi impiega 4 secondi, mi sembra che con 11 fossimo circa sul minuto, e con 12 non avevamo finito. Una macchina più potente probabilmente finisce con 12, però 20 no, non lo fa, non si fa. E questo è il senso della scalabilità. Il senso della scalabilità vuol dire che se voi avete un problema come questo, che ha una complessità, questo algoritmo qui ha una complessità fattoriale, non si risolve. Non è di fatto utilizzabile. O voi sapete che viene applicato in casi in cui ci sono 10 città, punto. Allora l'analisi di complessità non serve, perché se io so quante sono la dimensione del mio problema a priori, io non ho bisogno di un'analisi di complessità. Se voglio sapere quanto è applicabile, la risposta è no, questo non è applicabile. Esplode. Nonostante questo, può valer la pena di provare comunque a ottimizzarlo un minimo, farlo andare un po' più veloce. Per farlo andare un po' più veloce arriviamo a un concetto importantissimo, che è il branch and bound. Allora, l'idea del branch and bound è quella di un'ottimizzazione rispetto alla procedura della ricorsione,
dell'algoritmo di esplorazione basato sulla ricorsione. Il concetto di branch and bound, anche chiamato backtracking ricorsivo o esplorazione basata sul backtracking, la parola backtracking spesso viene usata per indicare questo tipo di algoritmi. L'idea è quella di io vado avanti finché posso, quando mi schianto torno indietro e provo un'altra strada, torno indietro e provo un'altra strada, torno indietro e provo un'altra strada. Il tipo di esplorazione si chiama depth first, cioè io prima arrivo fino in fondo e poi torno indietro e arrivo fino in fondo e così via. E il backtracking è la parte cruciale, il tornare indietro e scegliere un'alternativa. Comunque il branch and bound è un'ottimizzazione di questa procedura, utilizzabile solo per problemi di ottimizzazione. E la cosa fondamentale è che il branch and bound non riduce la complessità teorica dell'algoritmo e non preclude di trovare nessuna soluzione. Fondamentalmente il branch and bound l'unica cosa che fa è darci una qualche speranza di riuscire a trovare il risultato ottimale prima, ma non sicuramente non ci impedisce di trovarlo. Allora, l'idea fondamentale è quella di essere in grado di inventarsi una funzione di bound, in qualche modo che limiti qual è il massimo, il miglior risultato che io posso arrivare, a cui io posso arrivare partendo da un nodo. Se voi pensate alla nostra procedura come a un percorso all'interno di un albero, potete vederlo con il classico albero con in cima la radice e le foglie che scendono verso il basso, e la nostra procedura quello che fa è esplorare tutti i possibili percorsi dalla radice fino a ognuna delle foglie. Allora, se io ho in qualche modo una funzione che mi permette di sapere qual è il limite, un limite a ogni nodo, per limite intendo, io so che a partire da quel nodo sicuramente le soluzioni che troverò saranno in un certo range. Allora, se questo range è, immaginiamo che questo sia un problema di minimo, come il problema del TSP, io so che arrivato a un certo nodo sicuramente le soluzioni che troverò sono più lunghe di un tot. Allora, se io ho già trovato una soluzione che è più corta di quello del bound, allora sicuramente non ha senso andare avanti. E nel caso del commesso viaggiatore, e questa è una delle ragioni per cui usiamo questo problema, pur essendo appunto un problema di fatto senza speranza perché ha una complessità eccessiva, è che la funzione di bound è molto, una prima funzione di bound è estremamente intuitiva. Io so che dalla città 1 alla città 8 ho fatto un percorso lungo 200. Mi mancano ancora un po' di città, d'accordo, ma io ho già un percorso ottimo che è lungo 90. Allora non ha senso, perché in qualsiasi modo io ottimizzi le città successive, sicuramente il tempo, il peso del percorso aumenta solo. E allora non ha nessun senso farlo. Quindi il branch and bound, l'idea è quella di essere in grado di avere una funzione che mi permette in qualche modo di mettere delle soglie, dei limiti su quello che io posso trovare e tagliare via, potare via rami del mio albero che sicuramente non porteranno a un risultato migliore di quello che ho già trovato. Ripeto, questo non modifica la complessità teorica dell'algoritmo, perché io posso immaginarmi un sistema, un ordine delle città particolarmente maligno, per cui la soluzione ottima la trovo nell'ultimo nodo in basso a sinistra del mio albero. E quindi comunque sia, anche usando il branch and bound, io devo esplorarle tutte. Questo vuol dire che il caso peggiore, quando si parla di complessità solitamente si usa la notazione o grande o comunque si pensa sempre al peggio, cosa può succedere, nel caso peggiore io devo generarle tutte, quindi il caso peggiore la complessità di questo algoritmo continua a essere fattoriale. Proviamo
proviamo a mettere un branch, ad inserire qui il branch and bound. Allora, dobbiamo modificare un minimo la procedura attuale. Allora, in che modo? Ma io posso calcolare qual è il peso del qual è il peso della mia, del mio percorso fino a quel momento. Quindi in ogni passo io posso andarmi a calcolare quanto è lungo il percorso che sto facendo fino a quel momento. E la funzione era getPathWeight. A quindi passo questo qui è la lunghezza attuale del percorso fino a quel momento. Allora, aggiungiamo un if qui, o semplicemente complichiamoci la vita con questo if qua. Quindi se non l'ho ancora usato, qual è la condizione di bound? Allora, il peso attuale più il peso di chi? Del nodo che va da n, no, dal nodo, dall'ultimo nodo che avevamo, quindi diventa lungo. Allora, questo è il percorso. Io prendo l'ultimo nodo del percorso. L'ultimo nodo del percorso avevamo visto che era questo. Quindi Hamiltonian path.get di ultimo indice, questo mi dà l'ultimo nodo del percorso. Allora, a questo punto qui, questa parentesi qui chiude cosa? Poi con n, questo qui è il percorso che mi porta dall'ultimo nodo al nodo n. E quindi questo è il get edge weight. Però ho bisogno di un edge, quindi sentite, scriviamolo in un altro modo. Non complichiamoci la vita. Allora, l'ultimo a questo punto qui io ho preso e ho messo il mio nodo dentro il mio cammino. A questo punto qui posso calcolare qual è la lunghezza del cammino con il nodo che sto considerando. Se la lunghezza di questo cammino è minore della lunghezza massima, allora ha senso provarci, altrimenti no.
quindi. Per tutti i nodi, se il nodo non è stato ancora usato, allora lo aggiungo al cammino. A questo punto mi pongo il problema di quanto è lungo quel cammino. Se la lunghezza di quel cammino è minore del cammino massimo, allora sono ancora in un nodo promettente, perché da quel nodo lì potrei comunque riuscire a trovare l'ottimo successivamente. Se invece la lunghezza del cammino fino a quel nodo supera già la lunghezza del cammino ottimo che ho trovato, allora non ha senso andare avanti, perché tutti i pesi sono comunque positivi. E questo in qualche modo ritorna a una cosa che avevo detto quando avevamo introdotto i grafi. Grafo con tutti i pesi positivi, bello. Grafo con qualche peso negativo, mi crea problemi. Grafo con cicli negativi, un disastro. Però in generale, se il grafo ha tutti i pesi positivi, io sono molto contento e tutto funziona molto meglio. I grafi ancora migliori sono quelli in cui vale la disuguaglianza triangolare, ma i grafi tutti positivi comunque sono belli. Quindi io faccio quest'ultimo passo soltanto se il nodo in qualche modo mi dà una qualche speranza. Allora, invece di fare così, facciamoci una funzione bound. Si prende un cammino e in questo caso qui molto semplicemente andrà a restituire questo valore. Quindi la funzione bound molto semplicemente mi ritorna la lunghezza del percorso fino a quel momento. Questo perché poi probabilmente riusciremo a trovarne qualcuna di meglio. E quindi qui quello che mi chiedo è se bound di quello che ho trovato è inferiore al migliore, allora esegui il entra dentro. Vediamo questo che risultati ci dà. Potrebbero non essere così significativamente migliori, anche se un po' migliori lo sono. Comunque, mettendo questo, io sono riuscito a tagliare via un certo numero di risultati. Sicuramente potrei anche cercare di stabilire qual è l'efficacia del mio della mia potatura. Ma vediamo se con questa semplice modifica io riesco a risolvere problemi un po' più grandi. Allora, con 11 sembra andare un po' meglio, con 12 sicuramente ci metterò sempre parecchio tempo, però 3 secondi lo trovo con 12. L'appetito viene mangiando, vediamo con 13. Mentre lui lavora là sotto, mi faccio notare come questa procedura, che tutto su, guarda, anche con 13 riusciamo a risolverlo abbastanza bene. Questa procedura ottimizzata, in realtà io sono riuscito a fare un grosso miglioramento algoritmico con una riga. Semplicemente io decido se fare oppure no la ricorsione. E come si fa a migliorare in qualche modo l'efficacia del bound? Ma si può lavorare in due modi, diciamo un colpo alla botte, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Allora, se guardate questa riga, è abbastanza chiaro, uno dei due termini è il cerchio e l'altro termine è la botte. Quindi posso decidere di iniziare con una soluzione tutto sommato non,
non stupida. Allora, in questo se voi pensate all'albero della ricorsione che ha in testa il nodo zero, in questo caso il primo percorso che io trovo è come ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quello è il primo ciclo che io trovo. E da lì in avanti, partendo dal peso di quello, io riuscirò oppure no a diminuire, riuscirò oppure no a tagliare, a diciamo potare alcuni rami del mio albero. Allora, una cosa che si potrebbe fare è, invece di iniziare con un percorso stupido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, io i nodi in ordine lessicografico, proviamo a metterci qualche euristica. Allora, qual è una possibile euristica del TSP? Quella che verrebbe in mente a qualsiasi bambino. Io parto da una città e vado nella più vicina, poi vado nella più vicina ancora non visitata, poi vado nella più vicina non ancora visitata, poi vado nella più vicina ancora non visitata, e quindi faccio tanti passetti intelligenti, perché sono tutti molto piccoli, e poi alla fine mi trovo dall'altro capo della mappa, porca miseria, e devo ritornare alla città di partenza, e lì ci perdo tantissimo. Per cui globalmente questa euristica solitamente non funziona molto bene, perché ho l'ultimo passo che mi fa perdere tutto quello che ho guadagnato, però sicuramente è meglio che andare a casa, e tutto sommato affrontare i nodi nell'ordine in cui sono scritti è equivalente che andare a casa. Quindi, per quanto brutta questa euristica qui, ho speranze che mi trovi un risultato migliore del caso. Allora, all'interno di un algoritmo ottimo ed esatto, io posso usare una euristica per inizializzare la soluzione ottima. Quindi io parto generando la soluzione ottima, ottima fino a quel momento, con un'euristica. A questo punto parto da quella soluzione e cerco di migliorarla usando un metodo esaustivo. Partire da una soluzione ottima, tutto sommato che non fa troppo schifo, aumenta in modo significativo l'efficacia del mio branch and bound. Quindi scriviamo la procedura greedy. Allora, la procedura greedy TSP cosa deve fare? Beh, costruiamo questo percorso, quindi iniziamo lavoriamo direttamente sull'ottimo, quindi la nostra procedura greedy calcola, oppure iniziamo, preferite lavorare sull'ottimo o su un percorso proprio? Facciamo su un percorso proprio, dai. Quindi, linked list, string che ha la maiuscola, a questo punto mettiamoci dentro il primo, dobbiamo azzerare la matrice degli usati, perché quella serve anche qui, quindi non so, si chiamava, quindi chiamiamolo n e non vertice. Quindi azzeriamo la matrice degli usati e partiamo dal primo nodo. Quindi primo nodo e segniamo l'usato, il primo nodo.
A questo punto, come deve funzionare la nostra procedura? Beh, fino a che ci sono nodi, prendo il più vicino dall'ultimo. Quindi, molto semplice, while not, le funzioni le abbiamo già, quindi finché il tutto non è completo, cosa devo fare? Beh, devo cercare qual è il nodo più vicino all'ultimo nodo del mio ciclo. Il mio percorso in realtà, più che un ciclo per ora. Quindi, partiamo come al solito con max double, con la distanza massima così. Per tutti i nodi, se allora devo chiedermi se il nodo non è ancora stato utilizzato, quindi not used. La distanza fra il nodo e l'ultimo nodo e il nodo attuale è minore di min d, allora la distanza qui, non voglio scrivere righe troppo lunghe qui, quindi mi serve un edge. Allora, l'ultimo nodo del mio percorso sarà il percorso cycle, però questa è una linked list e quindi ho una funzione che mi dice qual è un modo per andare a vedere qual è l'ultimo elemento. E n, questo è il nostro nodo. E a questo punto posso dire area.get edge weight di E deve essere minore di min d. Abbiamo lo W se parliamo di weight, quindi. Allora, se questo è vero, allora, beh, il mio min n sarà uguale a n e min w sarà uguale a questo. Quindi, semplicissimo problema di veramente fondamenti, trovare il minimo in un vettore. Io scorro il vettore, vado a vedere qual è il minimo, mi segno qual è il minimo fino a quel punto, beh, qui devono essere delle celle che non sono state ancora trovate, però fondamentalmente è questo qui, è così. A questo punto, quando io ho trovato il minimo, quello che devo fare è aggiungere il minimo al mio percorso. Quindi, e segnare sì, certo. Perché questo deve essere dichiarato fuori. No, scusate.
perché potrebbe non essere mai dichiarato. Ok, allora a questo punto aggiungo il mio min n e lo segno usato. E vado avanti così, fino a che alla fine non potrò restituire il ciclo che ho trovato. Quindi qui devo... cambiare il tipo di questa variabile, di questa funzione, in una funzione che ritorna una lista. Quindi ho il mio grid di TSP che restituisce effettivamente una lista. Tanto per avere un'idea di quanto funziona, proviamo a vedere, cambiando leggermente il main, dopo aver fatto il TSP, proviamo a vedere quanto è lungo il nuovo ciclo, il ciclo che troverebbe la nostra funzione greedy. Quindi e poi proviamo a stamparla. Adesso, nella remota speranza che funzioni, qui dove sono, diminuiamo un po' il numero di... vediamo com'è. Sì, certo, perché non ho aggiornato, mi continua a riportare la soluzione. La Hamiltonian Best Path Weight continua a riportarmi quella vecchia, quindi in realtà devo aggiornarla. Com'era? Get... c'è un modo per fare l'autocomplete, qualche sequenza di tasti? No, va bene. Ecco. Vediamo un po'. Allora, vedete, la soluzione migliore trovata a peso 1,7816 e la soluzione greedy a peso 1,95. Però se guardate le soluzioni che trova il nostro algoritmo, vedete che ne trova un bel po' che sono molto peggio di 1,95. Tutte queste soluzioni qui sono senz'altro peggio di questa qui che io ho trovato in un tempo irrisorio. Allora, se io provo a mettere la procedura che calcola la procedura greedy e la uso per inizializzare la soluzione ottima, ho speranze di migliorare. Allora, kickstart. Qui che cosa devo fare? Allora, qui calcolo il best path e aggiorno il best path. A questo punto, devo fare le cose classiche, perché devo rimettere i nodi usati a false
perché la mia procedura ha cambiato used, chiaramente. Qui devo togliere il best path e poi parto con la procedura solita. Quindi uso la procedura normale. Semplicemente ho aggiunto prima questo in quello che sto chiamando kickstart, nell'avvio della mia funzione, queste due righe in cui vado a calcolare una soluzione greedy e uso quella per inizializzare l'ottimo fino a quel momento. C'è senz'altro qualcosa che non ho inizializzato. Ah sì, non avrò fatto. Avrò buttato via anche. L'altra inizializzazione. Ho bisogno comunque di inizializzare la Hamiltonian path, devo comunque inizializzarlo. Ecco qui. Beh, vedete che il risultato finora non è malaccio. Inizializzo con il grid a 195 ed effettivamente la prima funzione, la prima cosa che io trovo con l'algoritmo, la prima cosa che io trovo con l'algoritmo ricorsivo è questa a 193 e alla fine 178,16, esattamente come era prima. Questo potrebbe darci qualche speranza di vedere come ce la caviamo con 13, ad esempio. In 8 secondi l'abbiamo risolto con 13. Proviamo con 14. Uno dei vantaggi di un algoritmo di questo tipo è che tutto sommato, quando lo interrompo, io continuo a migliorare la soluzione che trovo. In realtà ci sono dei sistemi più efficienti per fare questo, però io posso anche dire alloco una certa quantità di tempo, un certo budget di tempo, e dopo un certo tempo, ok, lascio stare. Ripeto, ci sono dei sistemi più furbi per fare questo. Magari parto con una soluzione greedy e poi in qualche modo faccio piccoli aggiustamenti. Però guardate, anche con 14 in 31 secondi siamo riusciti a risolverlo. Se ricordate, la versione di base non riusciva a fare veramente quasi, quasi nulla. Allora, vi avevo detto che bisogna andare avanti un colpo alla botte e un colpo al cerchio e un colpo alla botte. E il cerchio in questo caso è probabilmente la funzione di bound. Allora, vediamo se vi viene in mente qualche sistema per avere un bound leggermente più efficiente di questo. Leggermente più efficiente vuol dire leggermente più stringente. Allora, immaginate questo. Il mio percorso fino a un certo nodo e contiene 10 città e io devo fare ancora 10 passi per tornare alla città di partenza. Con il bound che ho segnato qui, io sto considerando che i 10 passi per tornare alla città di partenza potrebbero essere tutti zero. Ma questo è vero? No. Questi 10 passi avranno un costo in qualche modo minimo. E qual è il costo minimo? Una cosa veramente molto molto semplice, stiamo più parlando dell'ottimizzazione dei poveri uomini, come si dice, quella fatta in casa. Allora, se io prendo e do un'occhiata a tutti gli archi del mio e do una rapida occhiata a tutti gli archi del mio grafo e prendo l'arco più piccolo, vuol dire che meno di quel costo per passare fra due città non pago. Quello è il peso minimo per passare da una città alla successiva.
La maggior parte delle volte, tutte, praticamente tutte le volte userò di più, d'accordo? Ma la minima assoluta è quella. Allora, se a me mancano 10 passi per chiudere, io posso dire che comunque meno di 10 per quel fattore non spendo. Di questo posso essere sicuro, perché nella migliore delle ipotesi io tornerò a casa facendo tutti i passi, ognuno dei quali è grande quanto il passo minimo. Per definizione non posso fare passi più piccoli. Quindi se io mi calcolo qual è il passo minimo e vado a riempire il mio bound usando questi passi minimi, riesco ad avere un bound decisamente più stringente. Beh, dipende da quanto è piccolo effettivamente il passo minimo, però è una cosa che posso fare. Allora, per non ricalcolarcelo ogni volta, mettiamo la solita variabilona globale. Vi è chiaro l'idea? No. Allora, io devo il mio ciclo contiene 10 passi. Io ne ho fatti 5. E so che i 5 che ho fatto mi sono costati 50 punti. 50, hanno un peso 50. 5 passi, 50. La mia funzione di bound in questo momento mi restituisce 50, ovvero sia dopo 5 passi, 50 di peso, io non posso trovare soluzioni più piccole di 50. Giusto, senza dubbio è giusto, nessuno dice che questo sia sbagliato, però la mia funzione di bound funziona tanto meglio quanto il bound in qualche modo è stringente. Quindi se il bound fosse più grande io sarei più contento, perché mi permetterebbe di buttare via più, di potare via più rami. Deve essere più grande sempre essendo un bound, devo sempre avere la certezza assoluta che tutte le soluzioni saranno peggiori di quello. Però se ho questa certezza, più grande è, meglio è. Se per ipotesi assurda il mio bound fosse zero, il branch and bound non funzionerebbe. Zero è sicuramente valido come bound, perché tutte le soluzioni sono peggiori di zero, però è totalmente inutile. Allora, come si fa ad avere un bound più stringente? Se noi abbiamo fatto 5 passi, pagato 50, peso 50 fino a quel punto, posso dire qualcosa sui 5 passi che mi mancano per tornare a casa? Posso dire qualcosa sì o no? Allora, io non so quali saranno questi 5 passi, per cui in realtà posso dire molto poco. Però posso anche dire, guarda un po', se il mio grafo contiene un passo di lunghezza, il più piccolo arco che contiene il mio grafo è lungo 2, questi 5 passi che io faccio per tornare indietro di sicuro non mi costano meno di 10, perché se il più piccolo arco è 2, fossero anche tutte e 5 fatti sugli archi più piccoli, più corti, alla fine spenderei 10. Quindi in qualche modo il mio bound dopo i primi 5 passi non è 50, è 60. Perché 50 sicuri che ho già speso per arrivare fino lì, e poi per finire il giro, nella migliore possibile delle ipotesi, oh bella, meno di 10 non posso. Magari non ci sono neanche 5 archi di peso 2. Non me ne importa niente, però di sicuro meno di 10 non spendo. Questa è l'idea del bound, meno di 10 non spendo. Quindi se io mi trovo qual è l'arco minore del mio grafo, qual è l'arco di peso minimo del mio grafo, e quando mi mancano n archi per completare, ipotizzo di riuscire a farli tutti con l'arco di peso minore, comunque ho un bound che è un po' più grosso. È sempre un bound, è sempre approssimato, è sempre rozzo quanto volete, però è un po' più grosso. Bound grosso vuol dire riesco a potare più roba. Adesso è chiaro per tutti? Allora,
al solito, inizializziamola con il valore massimo. Allora, qui vado a esaminare il mio grafo e vado a prendere tutti i possibili archi, il peso di tutti i possibili archi. Se W è minore di min weight, allora min weight è uguale a W. C'è qualcosa che non gli va bene. Probabilmente mi sono mangiato una parentesi, eccola qui. Ok, adesso è rimesso a posto. Allora, in questo caso qui ho il peso minimo. Peso minimo, ma possiamo anche farcelo stampare. Quanto è il peso minimo? 1. Ma direi che non ci è andata particolarmente bene. Eh beh, è proprio 1, sì. Allora, a questo punto qui posso provare a cambiare leggermente la mia procedura di bound, dicendogli... è un numero che non mi piace particolarmente. Permettetemi. Il minimo peso, escludendo i cappi. Perché è vero che noi non li dobbiamo considerare. Ok, già meglio. Quindi il minimo peso esclusi i cappi è comunque un numero maggiore di 1. Già. Che un numero random venisse assolutamente uguale a 1 non mi convinceva. E infatti. Eccolo qua. Allora, a questo punto qui io so qual è il peso minimo di un arco e posso andare a modificare la mia bound come? Beh, sommandoci tanti passi quanti mi servono per arrivare. Quanti passi mi servono per arrivare? Beh, allora, se il mio percorso è lungo size, io so che in totale non è P punto, ma è size. Quindi se io ho 10 nodi e ho un percorso lungo 1,
Quanti passi mi mancano? Potrebbe essere P size meno node size meno P size. Perché se il mio percorso contiene 10 nodi, quanti me ne mancheranno? In realtà me ne mancherà uno sempre. Quindi se io ho 10 nodi e il mio percorso contiene 10, mi manca comunque un passo, perché devo fare il passo per tornare indietro. Quindi, veramente la sagra della programmazione approssimata, sommiamoci uno che potrebbe andare, e a questo punto dobbiamo sommare quanto min weight che moltiplica questo affare qui e alla fine restituire b. Quindi questa potrebbe essere una funzione di bound un pochino più stringente, perché io considero anche i passi che mi mancano per arrivare. Vediamo come siamo, probabilmente visti i numeri non migliora significativamente, però comunque qui stiamo andando con 14 nodi. Non vi ricordate quanto ci mettevamo con 14? Qualcuno se lo ricordava? Ma possiamo vedere. Allora, con il bound, con questo bound migliorato, ci mettiamo 23 secondi e arriviamo a 220.76. Togliamo la miglioria del bound. Ricordatevi questi numeri, 220.76 e 23.09. Trentun secondi. Comunque, aver migliorato il bound qualcosina ci ha fatto grattare, perché siamo passati da 31 a 23 secondi, quindi di nuovo un qualcosa di più che accettabile. Allora, questo ve lo lascio sul sito di Fulvio e insieme anche ad alcuni dati che spero vi facciano venire voglia di provare anche a voi a scrivere il vostro algoritmo per vedere se riuscite a battere i migliori risultati trovati finora. Esiste, tenuto da un'università tedesca, una cosa che si chiama la TSP Lib. Il nome, vabbè, a parte il giochino di TSP che si forma come un TSP perché hanno messo i nodi con un peso appropriato, perché effettivamente un algoritmo che lo trova dopo un po' di tempo arriva a scrivere TSP. Questa università ha un grosso repository di problemi. Abbiamo quelli classici che sono il problema del commesso viaggiatore simmetrico, il problema del commesso viaggiatore asimmetrico, che è quello che noi stiamo affrontando qui, un problema molto simile, correlato, anche se poi gli algoritmi che uno usa in realtà sono totalmente diversi, ed è quello che viene chiamato l'HCP, il Hamiltonian Cycle Problem, ed è quello di cercare di capire se esiste almeno un ciclo hamiltoniano. Quindi io non ho un grafo completo, ma ho un grafo in cui mancano un sacco di archi e devo andare a cercare un ciclo hamiltoniano. Potrei mettermi e modificare l'algoritmo che ho scritto tenendo conto del caso in cui non esiste alcuni archi mancano. Allora, se alcuni archi mancano si può fare fondamentalmente in due modi: o io li considero comunque presenti ma con un peso
molto alto, il classico max double, per cui nessun algoritmo, nessuna soluzione ottima li includerà mai. Oppure modifico leggermente l'algoritmo, però tenendo in conto la possibilità che ogni tanto mi possa piantare senza avere un ciclo. Quindi devo fare un po' più di attenzione, devo dire ma l'arco esiste, sì oppure no. Quello in cui ho veramente difficoltà è il greedy, perché tirare fuori un greedy che lavora quando il grafo non è completo è tutt'altro che banale. Quindi rinuncio al greedy, vado veramente brancolando nel buio fin quando non trovo un qualche cammino, a quel momento il branch and bound può iniziare a funzionare. Vabbè, le modifiche nel codice non sono molte, le modifiche nelle performance possono essere significative. Poi abbiamo il problema di un TSP ma con un vincolo ulteriore sull'ordine, per cui non solo io devo toccare tutti, ma alcuni nodi devono venire prima o dopo gli altri. Immaginate che voi abbiate delle macchinine che dovete far andare, dei camion, e voi dovete decidere come questi camion vanno da alcuni clienti. I camion partono con una serie di mercanzie da distribuire, però magari devono anche portare dei pacchi dal cliente A al cliente B. Quindi è vero che devono toccare tutti i punti, ma B deve venire dopo A, perché prima devono, passando da A, recuperano i pacchi di A e poi quando arrivano a B lasciano il pacco. E quindi è un TSP con problemi aggiuntivi. Sempre sull'ottica dei furgoncini, un altro molto frequente è il CVRP, in cui io devo trovare il percorso ottimale con un certo numero di camion, quindi devo in realtà cercare tanti cicli, cumulativamente costano il meno possibile, ma questi cicli sono tanti, più di uno, quanti ne voglio, in realtà non ho un limite sul numero di cicli, e la quantità di mercanzia portata da ciascun camioncino deve essere commensurata con quanto è possibile caricare. Quindi ho un limite sulla quantità di roba, quindi sulla quantità di cose che io posso mettere sul camioncino, e poi devo minimizzare i camioncini. Questi sono i tipici problemi che ha ad esempio TNT o chi per lui. Questi problemi esistono, e la TSP Lib, basta cercarla con Google e potete trovarli. Io ho iniziato a metterne qualcuno sotto forma di database. Vi do il DAO e il BIN che ho fatto per uno in particolare. Su alcuni di questi database, la maggior parte dei dati compaiono sotto forma di dati su una mappa, quindi in realtà io non ho le distanze fra i vari punti, ma me li devo calcolare, perché se io so che un punto è in certe coordinate e un altro punto è in certe coordinate, la distanza, vabbè, applico il teorema semplicemente e me la calcolo. E mentre alcuni sono forniti come in modo esplicito distanza per ogni coppia di vertici, e questi possono essere simmetrici o non simmetrici. Cerco di caricarvene ancora qualcuno nella remota speranza che voi vogliate provarci. E, fra l'altro, di questi dati, dei problemi della TSP Lib, esiste la miglior soluzione teorica, la miglior soluzione mai trovata, chi è riuscito a trovarla prima, usando un algoritmo evolutivo, insomma, potete sentirvi sfidati e cercare di fare meglio del meglio fino a questo punto. Non c'è, direi, tempo per scrivere il codice, ma in realtà un approccio di DAO e di B l'avevo fatto. Fondamentalmente la classe TSP DAO per i nodi
che ho, di cui, in cui ho le coordinate, semplicemente si limita a ricevere il nome del problema che voglio affrontare e poi costruirmi il grafo in base ai dati che tiro sul database, ma direi che è ordinaria amministrazione, ecco. Memorizzo tutti i nodi in una lista di vertici. La classe vertice non ha nessun senso, quindi nasce e muore all'interno, è una sottoclasse, nasce e muore all'interno di questa, e poi vado a vedere tutte le possibili coppie di vertici e mi calcolo qual è l'effettiva distanza. Alla fine parto con il grafo inizializzato e posso usare nel mio programma effettivamente il... Salto questa prima parte in cui vado a creare il grafo e da qui in avanti posso usare l'algoritmo esattamente come è scritto. Questa è anche la ragione per cui il calcolo del nodo minimo l'ho messo all'interno del Kickstart e non prima. Così prima vi basta semplicemente farvi dare il nuovo grafo dalla classe TSP DAO e poi tutto il resto rimane assolutamente uguale. Quindi una parte di questo lo metto online. Direi che qui abbiamo finito. Se il numero, i calcoli che stiamo facendo sulle ore sono corretti, io non vengo più ad annoiarmi in aula e quindi mi rivedrete soltanto in laboratorio e durante l'esame. Quindi vi auguro in bocca al lupo e vi saluto. Il prossimo laboratorio, adesso aspettate che spengo, no, forse registriamolo che è utile. Il prossimo laboratorio, mi raccomando di venire, poi andatevene anche subito, va bene, però almeno l'inizio del laboratorio fatelo, perché cerchiamo di fare veramente una prova di esame. Quindi voi venite, copiate i vostri file sulle macchine del Lib e iniziate a usarlo cercando di non... è chiaro che se vi dimenticate qualcosa non è l'esame, quindi potete ancora ricopiarlo, però cerchiamo veramente di affrontare il problema come se fosse un esame, facendo un tema d'esame passato, quindi una vera prova d'esame, tranne il fatto che non vi sbattiamo fuori se parlate, ecco, però per il resto è uguale. Fine. Vi saluto.